Per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha parlato da Istanbul, il caso è chiuso. Il mandante del golpe contro di lui non può che essere l'uomo che manovra dalla Pennsylvania, ossia il politologo e imam Fethullah Gülen in esilio negli Stati Uniti. Erdogan non nomina mai l'ex amico diventato acerrimo avversario. Vi avevo detto che queste persone volevano fare un tentativo di colpo di Stato, ma voi non avete ascoltato. Ora, oggi, dopo questo tentato golpe, lo dico ancora una volta. Dateci questa persona che sta in Pennsylvania. Se siamo partner strategici, se siamo partner modello, allora vi preghiamo di rispettare la nostra richiesta. La mia richiesta è diretta agli Stati Uniti. Chiunque ci avete chiesto di ridarvi indietro perché lo sospettavate di terrorismo, ve lo abbiamo dato. Ora è il vostro turno di ridarci questa persona che è nella nostra lista dei terroristi. Il presidente turco, insomma, chiede l'estradizione di Gülen.